Buongiorno dalla redazione di Biella, benvenuti a questa prima edizione in diretta con l'informazione locale. Subito in primo piano i rifiuti. La prossima settimana si saprà se ed in quale modo i rifiuti di Vercelli verranno raccolti nella discarica di Cavaglià. Il servizio di Mattia Ferrero. La prossima settimana è campale per quanto riguarda il futuro dei rifiuti biellesi e vercellesi. Nei prossimi giorni si dovrebbe infatti conoscere se e in quale modo i rifiuti del Verbagno Chiusossole, in parte quelli vercellesi, verranno portati alla discarica di Cavaglià. Il 28 agosto prossimo l'inceneritore di Vercelli chiuderà i battenti. Veolia, l'azienda francese che è in gestione l'impianto, ha più volte dichiarato di non poter proseguire nella gestione dell'impianto oltre il mese di agosto. I commissari fallimentari che gestiscono la società proprietaria dell'inceneratore vercellese hanno intanto comunicato alle organizzazioni sindacali che i 25 dipendenti operanti nell'impianto saranno messi in cassa integrazione a zero ore a partire dal 29 agosto di quest'anno. In merito ai rifiuti di Vercelli potrebbero probabilmente essere conferiti nella discarica dove già attualmente giungono parte di quelli della provincia di Verbania. Questa scelta pare sia derivata dal fatto che ad oggi non è pervenuta nessuna offerta di acquisto del suddetto impianto, che quindi cesserà la propria attività dal prossimo settembre. E a fronte di questo quadro, assolutamente confuso e contraddittorio, spiegano i rappresentanti di sinistra, il polo tecnologico di Cavaglià si appresta ad accogliere i rifiuti del VCO e potenzialmente anche quelli del Vercellese con la chiusura dell'inceneritore locale. E da Cavaglià ci spostiamo a Viverone, dove i vigili del fuoco presidieranno il lago fino alla fine dell'estate. La prefettura di Biella ha infatti siglato una convenzione con il comune per il soccorso acquatico. Ed intanto, riguardo agli ultimi fatti di cronaca che si sono verificati sulle sponde del lago biellese, il sindaco di Viverone, Antonino Rosa, lancia il monito alle istituzioni e forze dell'ordine. Sentiamo. La prefettura di Biella ha siglato una convenzione per la realizzazione di un presidio stagionale dei vigili del fuoco per il soccorso acquatico sul lago di Viverone. L'accordo, sottoscritto dalla prefettura, dal comune di Viverone e dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Biella, prevede l'avvio, per il mese di agosto, del potenziamento del servizio di vigilanza con la presenza di un presidio di vigili del fuoco sulle rive del lago, costituite da 5 unità altamente specializzate in tecniche di soccorso acquatico che opereranno con moto d'acqua e gommone, oltre che con un automezzo antincendi per eventuali interventi di soccorso tecnico urgente terrestre nel territorio. La convenzione si colloca nel quadro delle iniziative intraprese per incrementare le condizioni di sicurezza del lago di Viverone, interessato soprattutto nella stagione estiva da un rilevante afflusso turistico. Come sempre ringrazio le istituzioni locali per lo sforzo messo in atto al fine di mantenere la sicurezza sul nostro territorio, ha commentato il sindaco di Viverone Antonino Rosa. Quest'ultimo poi ha voluto soffermarsi anche sugli ultimi fatti di cronaca che hanno visto l'incendio di un locale a Piverone. Chiedo alle istituzioni e alle forze di polizia di non abbassare la guardia. Il comune di Viverone al momento non ha vissuto questi drammatici eventi, ma l'attenzione deve sempre essere alta. Ma continuiamo a parlare ancora del lago di Viverone perché quest'ultimo è risultato essere perfettamente balneabile. Da migliorare invece la qualità dell'aria su tutta la provincia di Biella, a dirlo è lo stato dell'ambiente 2012 messo a punto dalla regione dall'ARPA sullo stato di salute dell'ambiente piemontese. Sentiamo. Il lago di Viverone è balneabile, a dirlo lo stato dell'ambiente 2012 messo a punto dalla regione Piemonte e dall'ARPA per offrire un quadro completo e dinamico dalla situazione delle politiche adottate in materia. La presentazione è stata effettuata dall'assessore all'ambiente, Roberto Ravello, e dal direttore generale di ARPA Piemonte, Silvano Ravera, in quanto per la prima volta i documenti annuali dei due enti sono stati raccolti in un'unica pubblicazione che riporta tutti i dati e le informazioni utili per conoscere e capire le dinamiche ambientali, le loro ricadute sul territorio regionale e sulle sue risorse. Il documento riporta in modo chiaro, sintetico, le analisi, i monitoraggi, i trend e gli indicatori frutto dell'attività di ARPA e affianca ad ogni matrice gli obiettivi dettati dal quadro normativo e pianificatorio e le azioni intraprese dalla Regione per conseguire i livelli essenziali. Risultato è un'agevole e approfondita rappresentazione dello stato di salute del nostro ambiente con i numeri dati sulla realtà territoriale che costituiscono solidi strumenti per orientare le politiche e le strategie ambientali, consentendo così ai operatori di settore, ma anche al singolo cittadino, di accedere a un'informazione puntuale. Tra i dati analizzati, particolarmente significativi sono quelli relativi alla qualità dell'aria. Il 2011 conferma la tendenza degli ultimi anni, ovvero una situazione stabile per monossido di carbonio, in cui i livelli di concentrazione si mantengono inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, mentre restano su tutto il Piemonte critici livelli di polveri sottili, i PM10, biossido di azoto e ozono.
Per quel che riguarda le acque del Piemonte, trend positivo sulla balneabilità dei laghi, che inizio della stagione 2012 ha registrato il 100% di zone idonee. È stato un anno importante, ha spiegato Ravello, siamo convinti che il modello individuato attraverso la responsabilizzazione e la partecipazione dei diversi livelli istituzionali è frutto di un percorso di confronto con i soggetti a vario titolo coinvolti dalla riforma possa essere vincente per continuare a garantire i livelli di qualità raggiunti. La situazione è pressoché immutata rispetto agli anni precedenti, ha dichiarato poi Ravera. Anche il peggioramento della qualità dell'aria del 2011, così come il miglioramento del 2012, paiono da imputare le particolarità climatiche che si sono verificate. Ed ora una notizia che riguarda la politica locale. Francesca Pezzone è stata nominata commissario prefettizio al comune di Masserano. La prefettura di Biella ha disposto infatti lo scioglimento del Consiglio Comunale di Masserano a seguito delle dimissioni presentate contemporaneamente dalla maggioranza dei consiglieri avvenuta pochi giorni fa. Ed ora parliamo di imprenditoria, 15 aziende italiane unite per affrontare il mercato asiatico. L'iniziativa è stata presentata presso l'Unione Industriale Biellese e vedrà dal 4 al 6 settembre la partecipazione dei prestigiosi marchi alla mostra internazionale di Shanghai. Ci racconta tutto Beppe Carelli. Una nuova iniziativa realizzata in collaborazione con Sistema Moda Italia, Pitti Immagine, ICE e UIB è stata presentata nella sede dell'Unione Industriale Biellese. Dal 4 al 6 settembre 2012, infatti, per la prima volta 15 filature italiane si presenteranno insieme sotto il nome di It's Italian Yarn a Shanghai per dare vita al workshop dei filati italiani di eccellenza. Questa idea di organizzare una presentazione nostra in Shanghai è venuta inizialmente quando abbiamo visitato questo padiglione Italia, che era parte della Shanghai Expo del 2010. Questo padiglione, che è stato costruito da architetti italiani con dei materiali anche innovativi, tipo per esempio un cemento che si chiama trasparente, che dà questa idea di luce ed ombre, racchiudeva questa creatività e tecnologia che ci ha veramente lasciato molto, molto stupiti. Tra l'altro nello stesso ambito c'erano grandi aziende come la Ferrari, come Bulgari e altre aziende di questo genere di altissima classe. Quindi ci siamo detti, ma sarebbe bello fare qualcosa di italiano per i filati in questa area. Abbiamo quindi cercato di metterci in contatto con gli organizzatori di questo padiglione e devo dire con abbastanza fatica siamo riusciti alla fine di organizzare questa cosa. Abbiamo cercato di realizzare questa manifestazione unendo le forze tra filatori biellesi e filatori pratesi. Tengo a sottolineare che è la prima volta che si organizza un evento del genere tra filatori, soprattutto senza l'aiuto di organizzatori esterni. Abbiamo trovato molta collaborazione da parte di tutti quanti filatori. Abbiamo cominciato ad organizzare questa cosa passando una comunicazione al signor Francesco Lucchesi, che è il presidente del comitato filatori pratese. E a seguito di questo abbiamo cercato di raccogliere un po' di informazioni da tutti i filatori, soprattutto una mailing list per creare una sinergia e per creare una mailing list comune, in modo da poter inviare tutti i vari clienti, quindi in questo caso noi ci rivolgiamo soprattutto a maglifici presenti in Cina, Giappone, Corea e tutta la parte inerente ad Hong Kong. 15 aziende italiane di un prodotto importante e fondamentale all'interno della filiera del tessile e quello delle filature si sono messe insieme, cioè hanno scoperto, si fa per dire, che la concorrenza non è fra di loro ma è fuori, quindi il nemico è fuori. La secondo elemento di positività è che finalmente si è fatto davvero sistema. Mi riferisco non solo a noi come territoriale, ma a SMI, a Pitti Immagini e all'ICE. Allora, questa cosa qua evidentemente è un primo passo verso un'operazione di sistema e tiene conto delle rispettive competenze. A
Andiamo ancora una volta nei centri duramente colpiti dal sisma in Emilia con i volontari della Banca del Giocattolo. Nei giorni scorsi hanno raggiunto i bambini del centro estivo di San Felice sul Panaro, regalando momenti di gioia e di felicità. Un mercoledì prossimo alle ore 21 andrà in onda uno speciale curato dal nostro inviato Pierangelo Bonino. Ne vediamo un'anticipazione curata da Laura Martini. Proseguono gli aiuti e gli interventi dei volontari della Banca del Giocattolo in aiuto alla popolazione dell'Emilia Romagna. Dopo i primi volontari che sono stati chiamati a collaborare nel supporto e nel sostegno all'infanzia toccata dal sisma e avevano lavorato insieme agli organizzatori di Telefono Azzurro, i volontari erano stati coadiuvati da psicologi, psichiatri del Telefono Azzurro ogni giorno ed hanno potuto prestare attività di animazione, ludico, a supporto ai bambini presenti nei campi tenda allestiti nei comuni di Finale, Emilia e Cavezzo, i centri duramente colpiti dalle scosse sismiche. Il compito dei volontari è stato quello di organizzare ludiche attività di intrattenimento, soprattutto per i più piccoli, distraendoli dal panico, cercando di instillare un clima di armonia utile decisamente per il riavvio ad una normale attività. Ed ancora i volontari nelle scorse settimane hanno raggiunto il centro estivo delle scuole elementari di San Felice sul Panaro, in provincia di Modena. E qui ancora moltissimi gli interventi, sono stati donati dolci e doni. Si tratta di giocattoli destinati a bimbi dai 3 ai 14 anni, ha sottolineato la presidente della Banca del Giocattolo, Barbara Greggio, che avevamo a disposizione e che in questa circostanza risulteranno utili. In quel comune dove siamo stati è particolarmente elevata la presenza di bambini di etnie diverse. Abbiamo ritenuto in questa fase così difficile per loro e per le loro famiglie portare un piccolo segno di conforto e di solidarietà. Nella splendida cornice del chiostro di San Sebastiano a Biella si è conclusa l'edizione 2012 del Multifestival che ogni anno riunisce artisti dall'Italia e dal mondo. Ancora di questo parleremo questa sera in uno speciale in onda alle 19.45, alle 23.20 in coda ai telegiornali locali. Un'anticipazione. Sono Aurelio Pitino, direttore artistico del Anno Domini Multifestival, intanto buonasera a tutti. E ci troviamo in questo splendido, questa splendida location, il chiostro di San Sebastiano, per questo concerto Anno Domini Multifestival internazionale. Abbiamo voluto proprio essere qui questa sera per poter celebrare questa 12ª edizione del Multifestival proprio a Biella. Ma ormai siamo di casa a Biella, a Europa lo siamo già tantissimi anni, ma da qualche anno, direi quasi 5 anni, veniamo a Biella proprio e testimoniamo la nostra fede attraverso ogni forma d'arte. E ultimamente l'abbiamo fatto e lo stiamo continuando a fare con molto piacere con l'associazione La Carrozza Bianca, con l'Oftal, ed è molto bello perché insomma, diciamo che abbiamo sposato questa causa e siamo molto felici di poter collaborare con l'Oftal e poter contribuire nel nostro piccolo attraverso i nostri artisti a dare una speranza appunto a questa associazione che da tanti anni si dà da fare, ecco, per aiutare i disabili. Noi siamo felici, questa serata è stata splendida, il concerto è stato meraviglioso. Io che cosa posso dire di più? Abbiamo visto anche un pubblico molto molto come dire, attento, partecipe, caloroso, sia con i nostri artisti ma poi soprattutto con la special guest di questa serata che è la cantautrice Mariella Nava, che veramente ci ha regalato emozioni non spiegabili.
Questa sera l'appuntamento con gli speciali della nostra redazione sarà doppio, infatti dopo la fine dello speciale che avete appena visto ne andrà in onda un altro curato da Franco Gianusso, un nostro operatore, con bellissime immagini del Monte Camino. Ce ne godiamo ancora un'anticipazione anche di questo speciale. Salire sul Monte Camino a piedi partendo da Europa non presenta grandi difficoltà, anche se il dislivello richiede un po' di allenamento. Si parte da 1250 metri e si raggiunge la cima a quota 2391 in circa 3 ore. Dal piazzale della funivia, seguendo la pista da sci Busancano, si arriva al lago del Mucrone a quota 1894. Questo piccolo lago ha un perimetro di 500 metri, con una lunghezza massima di 215 e una larghezza di 135, ed è da qui che nasce il torrente Europa. Prima della chiusura, una notizia di sport: la stagione 2012-2013 per il basket a Viella con Angelico Pallacanestro partirà da Sassari il 30 settembre con i biellesi in trasferta. Il debutto al Lauretana Forum è previsto invece per il 6 ottobre contro Pesaro e a seguire ancora in casa contro Caserta. Ed intanto Pallacanestro Biella fa sapere di aver firmato la trattativa che porta in rosso-blu Ramon Moore, 23 anni, guardia in uscita dalla Temple University. A Biella vestirà il numero 23. Alle 13.04 in questo istante si conclude la diretta del nostro telegiornale. A tutti voi una buona giornata, arrivederci.